quindicesima giornata di andata del campionato di Serie C Silver di basket, che vede la Libertas Altamura opposta alla formazione della Valle d'Itria Martina. Gara diretta dai signori. Della squadra altamurana che vale il sorpasso. Dicevamo, gara diretta dai signori Vincenzo Giordano e Maurizio Ceo, coppia barese. Sfida questa sulla carta tutt'altro che proibitiva per gli altamurani, che adesso se ne vanno in contropiede con Radovic che non perdona e lancia il 5-2 altamurano. Gara che è partita subito su livelli molto molto alti. Squadra ospite forte di ben tre giocatori di colore, uno dei quali Marcus Carmona Cubo. Adesso va a mettere a segno il punto del 5-4. E allora diamo un'occhiata alle formazioni di partenza. La squadra ospite. Intanto occhio all'attacco altamurano che però non viene finalizzato. La squadra ospite, la Valle d'Itria Martina, manda in campo con il numero 7 Marcus Carmon Okubo, con il numero 11 Rafael Mwokoye Obinna, con il numero 14 Andrea Lasorte, con il numero 15 Jonathan Jerome Gray, con il numero 18 Paolo Colnago. Arriva intanto il canestro di Gray. In panchina accanto al tecnico Domenico Terrulli abbiamo con il numero 4 Angelo Agrusta, con il numero 5 Roberto Lombardo, con il numero 9 Vincenzo Terrulli, figlio del tecnico, con il numero 10 Simone Russo, con il numero 20 Fabio Argento, ancora Radovic. Per quel che riguarda invece la Libertas Altamura, che adesso rischia di subire il sorpasso. Pallone corto, si continua a lottare nell'area dei 3 secondi altamurana, poi Barozzi smanaccia, scatta il contropiede, recuperano però ancora gli ospiti. Dicevamo, la squadra altamurana in campo con il numero 4 c'è Miloš Radović, con il numero 7 Alberto Maria Perrucci, che adesso non riesce a fermare Jonathan Jerome Gray e commette anche fallo, mandando in lunetta per la prima volta il Martina. Con il numero 16 Domenico Barozzi, con il numero 19 Innocenzo Vignola. In panchina con il numero 6 Rodolfo Manicone, c'è il canestro intanto per Gray. Un gioco potenziale da 5 punti che si concretizza, torna avanti Martina 9-7. Dicevamo, in panchina con il 6 Rodolfo Manicone, con il numero 8 Andrea Fui, con il numero 11, con il numero 19 scusate Innocenzo Vignola, con il numero 18 Luigi Colonna, con il numero 21 Oronzo Castellano. Prima nella formazione abbiamo dato erroneamente Innocenzo Vignola, in realtà è Maietta. Nel quintetto base Perrucci mette a segno il 9-9. Si gioca da quasi 4 minuti. Valle d'Itria Martina che tiene la parità ad Altamura. Ottimo l'anticipo di Perrucci che va in contropiede e subisce l'antisportivo. Da parte di Colnago, e Colnago protesta per il fatto che si tratta del primo fallo, protesta anche il fatto che non si trattasse di un fallo cattivo, però l'intenzionalità c'era tutta. E Perrucci va in lunetta per rompere la parità, sbaglia però il primo tiro libero. Ancora uno a disposizione. Sbaglia anche questo.
Perrucci non rompe la parità, Altamura malissimo per il momento nei tiri liberi, 0-2. Ripartono gli altamurani, occhio a Radovic, Radovic il gancio che però non è vincente, contropiede ospite. La conclusione estemporanea di La Sorte, poi il canestro e fallo. Ancora per Gray. Un 19, Valle d'Itria Martina, ancora Jonathan Gray in lunetta. Per lui finora già 7 punti, vediamo se sale a 8. Sarebbe il secondo gioco consecutivo da 3 punti. E infatti, 2-2 dalla lunetta per lui, 8 punti. E Martina va al massimo vantaggio, 12-9. Ripartono gli altamurani. Maietta, il problema di girarsi, l'assist geniale, Radovic non trova il canestro, lotta Barozzi, canestro e fallo, no, infrazione di passi. Vista l'infrazione di passi per Barozzi, quindi Martina può attaccare a caccia del massimo vantaggio, mentre scolliniamo la metà del primo periodo. E o Carmon mette a segno la palla del 9-14. Massimo vantaggio Valle d'Itria Martina Franca, esattamente dopo 5 minuti di gara, 5 punti di margine. Serve una reazione alla Libertas, Perrucci non è fortunato, ma gli altamurani sembrano svagati dopo la non prestazione della settimana scorsa a Castellaneta. La tripla ancora a segno, Martina prende il volo con questa tripla di Colnago, 17-9, e per noi il primo giro negli sponsor, che parte dalla Digi Service, stazione di servizio, caffetteria, food drink, metano, revisione bombole e officina ad Altamura in via Carpentino. Salutiamo poi Di Marno al servizio della migliore alimentazione ad Altamura in via Vecchia Boncammino. Salutiamo lo studio del dottor Genovese, consulenza per condomini. Salutiamo anche Santoro Integrated Building Solutions, si tratta ovviamente di un'impresa edile. E chiudiamo il primo giro nel pool degli sponsor salutando Palmiotta, che si occupa invece di servizi antincendio. Altamura praticamente non pervenuta in questi primi 5 minuti e 40, 9 per la Libertas, Martina sorprendente. Avanti di 8-17 per la squadra ospite. Vediamo se questo time out ha consentito ai biancorossi di invertire la tendenza. Poco rassicurante di questa via di gara. Perrucci, perde palla Perrucci, il contropiede e il canestro. Gray è già in doppia cifra, 10 punti per lui, 10 punti di vantaggio Martina, siamo 9-19. De Bartolo a ripartire l'azione dei suoi, Barozzi dietro per Maietta, prova la tripla, niente da fare, occhio al contropiede, il tiro questa volta agli altamurani va bene. Biancorossi che ripartono con Radovic. Libertas che deve risalire da almeno 10. Ci sono ancora 200 secondi prima del primo intervallo breve. Maietta ancora a digiuno.
e perde palla ancora una volta. Per fortuna però anche Martina sbaglia il contropiede, pallone lanciato in maniera quasi sventata. Altamura che prova a ripartire mentre stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti del primo periodo. Palla data a Barozzi, 6 secondi per andare al tiro, Radovic, l'assist, Vignola, ancora passi. Ancora una volta qualche perplessità. E intanto arriva anche il tecnico contro Vignola, che evidentemente ha detto qualche parola di troppo. Il canestro intanto di Gray. Mette dentro il 9-20. Questa volta la rimessa dovrebbe essere per gli altamurani. Ancora l'azione ospite, la palla scaricata per il tentativo da tre, corto, e poi l'incredibile errore, ma arriva ancora a mettere tutti d'accordo Obinna per il 9-22, meno 13 Libertas. Troppo brutta per essere vera la squadra altamurana. Radovic, a ripartire l'azione altamurana, vediamo se almeno la rimessa è biancorossa. Quattro secondi per andare al tiro, la palla per Barozzi, deve girarsi, prova Barozzi e finalmente visto un fallo. Fallo per Obinna, Barozzi in lunetta, Altamura che deve risalire da almeno 13. Barozzi finalmente sblocca quel maledetto 9. Altamura ha subito un parziale di 0-15 e adesso dimezza il punteggio avversario, siamo 11-22. Domenico Barozzi prova a suonare la carica. E vediamo se finalmente è gettato qualche granellino di sabbia nell'ingranaggio del Martina, che finora è sembrata una macchina quasi perfetta. Ed è su quel quasi che la Libertas dovrà lavorare per rimettere in piedi questa partita. È prestissimo per considerarla compromessa, ovviamente. Ancora Barozzi va a procurarsi un fallo. Dovrebbe essere... Eh no. Non va in lunetta Barozzi. 80 secondi prima del primo intervallo. Radovic. Accelera Radovic, poi Vignola, arriva puntuale all'appuntamento,
Questo è basket. La Libertas torna a meno 9, torna entro la doppia cifra di ritardo. Ultimo minuto intanto del primo periodo. La stoppata di Barozzi, che ha fermato Carmon. Parte Radovic, si ferma da Barozzi, Vignola, parte e il fallo ancora per Colnago. Negli ultimi due minuti il Libertas più determinante. Per Colnago il secondo fallo. Altamorani attaccano a caccia del meno 7. Barozzi, la tripla! Ed è meno 6. La tripla di Barozzi. Occhio, perché quando Barozzi mette le triple diventa tutta un'altra storia. Altamura ora a meno 6. 6 secondi ancora prima dell'intervallo. Prova Colnago, la mette anche lui. E questa è una tripla che fa male. La tripla di Colnago vale il finale del primo parziale. Libertas Altamura 16, Valeri Tria Martina 25. Però la Libertas degli ultimi due minuti è sembrata una squadra di basket, quella dei primi 8 probabilmente no.